Cari amici di La C, ben trovati, seconda puntata con la Fiera del Gusto, il Food and Beverage. Siamo all'interno del parco commerciale Le Fontane di Catanzaro e abbiamo naturalmente quattro simpatiche aziende per iniziare questo secondo blocco, ma è una di quelle puntate che fa parte delle quattro che stiamo registrando all'interno di questo evento, diciamo con all'interno il cooking show condotto da Anna Loi. Cosa ci prepareranno oggi i nostri amici lo vedrete naturalmente fra un quarto d'ora. Passo subito ad iniziare a presentare i nostri ospiti. Parto dalla mia destra e abbiamo Annalisa Grillo, che rappresenta la sala ricevimenti Nikolaus Baia Tropea Resort. L'ho detto bene, Annalisa? Sì, Baia Tropea Resort. Poi accanto a lei, per il frantoio Badia, Lea Corigliano. Accanto a me, uno che parla tanto ma con le telecamere accese non so che cosa ci racconterà, ed è il mio amico Francesco Fiammingo, con una M, Fiammingo, no, no. E invece più in là, insomma, ci voleva un figo, insomma, presente nella fiera, che è Fabio Sgambelluri della pasticceria Sgambelluri di Siderno. Va bene, perfetto. Allora, partiamo qui dalla mia destra. Ci sono all'interno del Food and Beverage diverse aziende, quelle legate esclusivamente all'enogastronomia e altre che in effetti dell'enogastronomia ne fanno un punto di riferimento, perché all'interno delle loro strutture ricettive ci sono dei ristoranti che offrono, insomma, quanto di meglio si possa trovare nel nostro territorio, vero? Sì, la nostra è una ristorazione da banchettistica, perché noi ci occupiamo proprio principalmente del matrimonio e quindi ad organizzare un evento, che sia un matrimonio piccolino, un meeting, un congresso, un evento piccolino quale un battesimo. Un battesimo, certo. È una comunione. Sì, abbiamo voluto partecipare non solo come sala ma anche come struttura alberghiera, perché noi siamo una struttura che ci troviamo a 4 km da Tropea, siamo direttamente sul mare, insomma, avete questa fortuna meravigliosa. A Parghelia. Vabbè, altre cose le diremo dopo. Parliamo invece di prodotti, un'azienda che esiste dal 1920. Sì. Beh, insomma, o porti bene gli anni o c'è qualcosa che non va. Vabbè, faccio la battuta, ma in effetti si capisce al volo che la nostra amica Lea rappresenta la quarta generazione tutta rosa. Tutta rosa. Che meraviglia, insomma, bello. Un'azienda che in effetti si presta ad una serie di prodotti davvero, dovrei dire, vabbè, biologici innanzitutto, ma altamente rivoluzionari, alternativi anche negli accostamenti, vero Lea? Sì, perché noi produciamo principalmente olio extravergine d'oliva biologico, monocultivo rottobratico, monocultivo che presiede molto bene la nostra zona, e poi abbiamo fatto degli oli aromatizzati che è sempre bio, extravergine, limone, carino anche l'arancia. Questo packaging, insomma, sì, no? Sì, sono molto carini. A torre, diciamo. Sì. Si possono impilare. Senti, che caratteristiche hanno, partendo dal basso? Allora, extravergine all'arancia, al peperoncino e al limone. Mamma mia, subito da provare. Stasera spaghettata. Sì, semplificano molti lavori in cucina, diciamo. Avete pensato non solo alla qualità del prodotto, ma anche il fatto di renderlo altamente presentabile. Sì, la qualità è indicibile a tutti i premi che vinciamo. Cioè, il nostro extravergine ha vinto il concorso a Terre Olivo, Olive Japan, guida Flo Soleil di Marco Reggia. Insomma, vi difendete parecchio, insomma. Slow Food, il fatto di avere evidentemente una tradizione che ha quasi 100 anni, insomma, voglio dire. Sì, tra un po'. Vero? Sì. E poi abbiamo creato delle creme spalmabili dolci, fatte col 40% di frutta secca e il 22% di olio extravergine di oliva. Va bene, ci ritorneremo dopo. Questo è il primo passaggio per conoscere le aziende. Vedo già Francesco che ha preso fiato, insomma, respiro. Adesso fai un bel respiro profondo. Filo continuo. No, mi dispiace, ti dovrò interrompere, mi raccomando. Qui tranquillo. Risposte veloci, domande veloci, risposte velocissime. Allora, tu hai una strepitosa azienda che rigorosamente dispilinga quando si parla naturalmente di Andugia. Infatti la parola è giusta, Andugia, perché molti pronunciano Anduia, che però non è esatto. Nel programma a casa tua di Anna Loi, di Andugia, ne abbiamo parlato in lungo e largo, quindi ormai il termine lo conosciamo. E infatti, anche tu hai in qualche modo personalizzato il prodotto. Diciamo che penso dal tradizionale budello, del prodotto, infatti ho creato da qualche anno già la classica Andugia in budello, l'ho portata dentro un tubetto di alluminio. Ma sai che mi ricorda le salse di tanto tempo fa? C'era un'azienda italiana che aveva fatto queste salsine, pronte per... Ma questo è per la praticità, perché poi alla fine è senza conservanti, senza coloranti. Come l'astuccio del dentifricio.
dentifricio. Però un po' più grosso. Questa qua 2 anni fa ho vinto a Parma, ho vinto un premio di innovazione di prodotto al Cibus, votato dal Retail. Tu sei andato lì e hai detto provate a lavarvi i denti con questo. Sì, infatti. Se ci riuscite, al di là Adesso, perché penso sempre, cerco sempre delle cose nuove, ultimamente... Aspetta, lo so che cosa vuoi fare, ma ce lo diciamo all'altro giro. Tranquillo. Teniamo i telespettatori, cosa avrà pensato Francesco, sì, il fiammingo di Spilinga. Vabbè, fra un po' lo diremo. Okay. E invece ce ne andiamo a Siderno, dopo tanto, diciamo, salato, in qualche modo, dal mare del Nicolaus all'olio extravergine d'oliva e prodotti, all'Andugia, un po' di dolce, insomma, io ti devo dire la verità. Sono per il salato, però il dolce, quando ci vuole, e ci vuole un dolce all'altezza della situazione. La tua pasticceria esiste da un po' di anni. La pasticceria esiste dal 1975, è nata a Siderno, è fondata da mio padre, e oggi la tradizione la portiamo noi figli avanti. Siamo 5 fratelli Avete una grossa responsabilità, e una sorella, sì. Ah, però siete una lunga famiglia, tutti uniti, che lavoriamo in azienda. Mamma mia, un piccolo esercito, e i vostri prodotti di base, insomma, sono... Il torroncino. Noi lavoriamo il torroncino croccante di mandorla affogato in un cioccolato fondente bianco e al latte. Affogato, proprio preso affogato dal proprio in un cioccolato. Ma e non solo, perché io so che anche fate anche roba al bergamotto. Facciamo dei torroncini morbidi al bergamotto, come novità di quest'anno siamo usciti, e il prodotto sta andando abbastanza forte. Eh beh sì, anche perché voi avete questa tradizione della costa bergamotto, della costa ionica, che va cresce solo, insomma, da quelle parti, per le zone nostre. Quindi insomma potete andare forti. Ritorniamo un po' sul discorso del resort, che insomma occupa 300 posti, insomma, voglio dire. Come sala ricevimenti sì, 300 posti, invece come albergo arriviamo quasi a 600 presenze, abbiamo 189 camere di albergo. Hai capito, quindi sì. Insomma la particolarità poi dell'albergo, insomma, o comunque del resort, avete queste vetrate che danno direttamente sul mare, panorama. La sala ricevimenti Nicolaus ha proprio viene queste voglia caratteristiche. Di tutto, insomma, sì, di riposare, di mangiare. No, uno si rilassa, infatti da noi i matrimoni escono proprio bene, perché mettiamo a proprio agio tutti i nostri ospiti. Senti, è un albergo che lavora 12 mesi all'anno, non è stagionale. No, allora come struttura alberghiera siamo stagionali, quindi di norma apriamo da maggio e chiudiamo fino a settembre, se riuscissimo anche ad ottobre. Invece come banchetti siamo aperti tutto l'anno, quindi ad organizzare un evento poi noi ci programmiamo in questo senso. Assolutamente sì. Ritorniamo invece su questa produzione meravigliosa che tanti sacrifici pone, ma a fronte di tutto questo prodotti di grande qualità. Grandi soddisfazioni sono arrivate, Lea. Sì, sono non arrivati. Non solo i premi, ma siete consapevoli anche voi di avere un prodotto che può difendersi ovunque in tutti i mercati. Sì, e poi la facilità in cui abbiamo disposto l'azienda per essere in modo semplice e flessibili, cioè sul fatto che ci poniamo sia su una piccola parte dolciaria, cioè una crema spalmabile dolce sostituita, diciamo, da olio di cocco, olio di palma, che sono altamente cancerogene. Noi abbiamo sostituito l'olio di palma con l'olio extravergine d'oliva, però lavorato interamente a freddo e quindi sotto vuoto. E con queste creme qui abbiamo vinto l'Oscar Green come migliore idea nel settore nel solo agricoltura. Certo. Poi cerchiamo quindi nocciola, anche di... mandorle, pistacchio. Sì, e poi abbiamo fatto anche un pesto di mandorle salato all'80%. Pesto di mandorle, sì. Mamma mia. Ha una tripla committenza, perché può essere disposto sia per i primi piatti che per i contorni e per i dolci. Cioè, a Roma fanno un gelato. Può prepararsi uno spaghetto, prendere una cucchiaiata e mettercelo su. Perfetto, col pesce sta benissimo anche. Sì. Fantastico. Poi gli aromatizzati, vabbè, l'utilizzo che hanno in cucina è... Beh, è veramente variegato e variopinto. Sì, perché uno semplifica molti lavori, cioè il pesce, emulsionare il pesce con l'olio e il limone. Non andiamo già il a pulire. Pronto, sì, c'è sì. La tua bella torre, per fortuna non di Babele, ma perché insomma i linguaggi vengono capiti perfettamente da un'etichettatura che racconta fino in fondo quanto lavorate questo prodotto. Sì. Bene, e fra un po' diremo naturalmente dove sono le aziende. Per tornare invece sulla
proposta alternativa sulla novità proprio dirompente, cioè proprio da fuoco d'artificio, è che il mio amico Francesco, dopo aver intubato, no? Intubettato. L'intubettato l'anduja, ha pensato bene di fare la bustina monodose. Ah, raga, questa serve per il food, logicamente. Infatti. Per quelli che non riescono, insomma, a fare a meno di portare un po' di indugia. Se uno va a pensare come è cambiata la società nei consumi, nelle famiglie ridotte, quindi cercano sempre la porzione piccola, la cosa che si deve consumare, la monodose penso che sia l'ideale. Che ti permette anche di non esagerare. No, sicuramente, è quella la quantità, se tu ne prendi una, quella è comunque. Ed è regolata da una quantità minima che... 10 grammi circa. 10 grammi bastano 10 grammi, per non morire di fuoco. Una porzione, per esempio, anche se la prendi per la famiglia, per esempio su un piatto di pasta, i 10 grammi sono già ottimi come proporzione. E quindi quando dovrebbe essere in produzione? Diciamo che siamo in attesa della consegna della macchina, che perché è fatta in automatico, logicamente. No? Certo. Quindi il prodotto è stato testato è già stato provato? Sì, un paio di anni che ci lavoro sopra. L'abbiamo presentato pure ultimamente la settimana scorsa al CIEL di Parigi. Ed è avuto un grande successo. Ma diciamo che non c'era una grossa presenza di francesi, ma dell'Europa dell'Est, dove adesso ci sono i soldi. Ci sono gli sgheli. Sì, infatti, Lettoni, Estonia, questi paesi, quella Corea, l'India. Che ed erano molto interessati al prodotto, anzi ci avevano già fatto degli ordini di pedane che dicevano ancora quindi non allora è possibile, ma ci sono i contatti. Logicamente, infatti, stanno aspettando solamente la produzione. Benissimo, complimenti a te e alla tua azienda. Caro Fabio, ma quando è che faremo i torroni, che ne so, spalmabili, li omogenizziamo, li portiamo monodose in tasca? Te li imbusta Francesco, qual è il problema? Omogenizziamo i torroncini, magari al bergamotto che fate voi presso la vostra pasticceria, li mettiamo in monodose, quando uno a un momento cosa ha quel calo di zuccheri, dice, boh, adesso me la sparo una, potrebbe essere un'idea, glielo diciamo? Ma vedremo in futuro se riusciremo a inventare questo prodotto e inserirlo. Senti, la vostra pasticceria ha diverse confezioni, diversi prodotti, ma qual è quello di punta, quello che va... Il più forte è il croccante di mandorla. Ah, ragazzi. È l'unico che va più forte di tutti. E come mai, come mai? È perché sono delle mandorle omologate col miele che rimangono croccanti, che sono... Mamma mia, che voglia di dargli un morso, ma mi devo trattenere, il professionista che in me deve comunque mantenersi e cercare naturalmente di inzuppare un po' qui, un po' là. Ma solo qua, ragazzi, quando spegniamo le telecamere vi sistemo io per le feste. Bene, l'ultimo giro solo per ricordare naturalmente dove sono le aziende. Tu collabori naturalmente con il Nikolaus Bayer Resorts von Sonlaus, ma dov'è esattamente, ricordiamo? Allora, strada statale 522, 1 chilometro per Tropea, siamo a Parghelia. Che meraviglia! E diciamo anche il sito. Allora, il nostro sito è www.nikolaus-alto-eventi.com. Il mio numero di telefono è 331-8733-795, il numero del nostro ufficio è 0963-600238. Che meraviglia, insomma, pacchetto completo. Sì, mentre invece i nostri amici del Badia sono di Limbadi. Siamo di Limbadi, via Nicholas Green, numero 14. C'è e lì solo quella lì, www.frantoiobadia.com. Ma ci ha riflettuto un attimo perché it.com, cioè tutti questi suffissi. Sì, lo sai che prima ce l'avevamo it, l'abbiamo cambiati. Me ne rendo conto. Ma adesso vediamo Francesco a Spilinga, dov'è? Logicamente io sono a Spilinga. Ma logicamente... va? Certo. Sono a 500 metri dal comune, praticamente nella stradina secondaria. Uno si va a fare uno stato di famiglia, un certificato di residenza e poi viene da te. 500 metri, c'è una stradina che andando verso Tropea, perché sono nella discesa verso Tropea, ci sono io. Perfetto. Contrada Sara Malloni, il sito è www.nduja-di-spilinga-bellantone.com. Specifichiamo, Bellantone. Mentre invece il bello Fabio è a Siderno. Si trova a Siderno. Situazione Reggio Calabria, il numero di telefono è 0964 38 81 84 e il sito internet è www.sgambelluri.it. Bene, facile. Ringrazio questi amici meravigliosi, complimenti. Grazie a voi e alle vostre aziende. Noi ci fermiamo dopo la pubblicità, il cooking show con Anna Loi. Che cosa ci prepareranno? Guardate. Thank you.
Ebbene, ci siamo anche per la puntata di oggi con lo speciale Cooking Show a casa tua presso la Mediterranea Food & Beverage, questa fiera che accoglie i più importanti produttori, tra i più importanti produttori calabresi di agroalimentare. Ne abbiamo già conosciuti tanti grazie alla nostra produzione televisiva. A casa tua ha portato nelle vostre case ormai tanti produttori d'eccezione. Abbiamo conosciuto già nella scorsa puntata proprio chi produceva peperoncino, piuttosto che cipolla rossa di Tropea, come realizzare un'ottima pizza realizzata in casa grazie al maestro Michele Entrieri. Oggi il signor Rosso del Salumificio Rosso, sì. Ben trovato, cinna sì, noi anche col vino rosso. Col vino rosso, ma mica mica un bianco per te ci no, vuole. È sempre rosso, no? È sempre rosso, rosso. Perché? Che cos'è che oggi porteremo in casa delle nostre dei nostri cari telespettatori, delle nostre persone? Abbiamo portato un piatto povero. Ma buono. Povero, iniziando ma buono. Dal lardo del maiale nero, salsiccia arrostita, ripieno col panino, le cicole sulla bruschetta calda. Quindi maiale nero. Questo nero. È maiale nero. Nero, perché sì. Che differenza c'è, cari buongustai, tra il maiale nero e il maiale rosa? Sono due cose diverse, perché il maiale rosso viene cresciuto dentro la stalla normale, il maiale nero è cresciuto fuori allo stato brado. Ah. Quindi è tutta una cosa. Uno viene assistito in casa e l'altro è assistito fuori, quello che si trova fuori, quindi diciamo ecco. Che l'altro forse ha delle carni un po' più pregiate, proprio perché fatica di più, scegli di mangiare quello cammina, che più gli piace. Vabbè, certo, perché anche il tenore della carne, no, è differente, più magra forse sì. Anche, no? No, è anche grassa come carne, però è magra come... Come diciamo, come carne a livello di proteine è più nobile. È più ecco, nobile, volevo sì, dire questo, sì, magari ecco. Mi sono spiegata male. Ma allora, no, caro Rosso, un amore che non posso, peperoncini a gogo, tutta carica. Sì. E quindi, venendo da te, insomma, nella tua salumeria che si trova a Simerimare, in provincia di Catanzaro. È il salumificio nel comune di Sellia Marina. A 500 metri, siamo in due comuni. Dove ci sono delle olive, un sì. Ottimo vino e sì. Quindi, allora, cosa devo chiedere io quando voglio realizzare una bruschettona con il lardo? Con il lardo, ecco, il lardo, quello lì. Ecco, il lardo di maiale nero, che è buonissimo, sì. Si può mangiare sia freddo, si può mettere sulla bruschetta. Che quindi si prende il pezzo di lardo, fammi capire. Si taglia sottile, come questo. Sì. E si mette, prima si mette il pane nel forno alla piastra e poi si ci mette anche il lardo, perché si scioglie da solo, vedete? È tutta una cosa unica. Oh mamma. Puoi mangiarlo. Profumo? Sì, magari dopo, perché ecco. Non ti dico che acquolina in bocca. E queste sono le cicole, sempre di maiale nero questo. Che fammi sono sentire eccezione. Il profumo. Sentilo, sì. Perché è troppo buono. Senti, è buono anche a mangiare. Mamma mia, il signor Scalise, no? Ci ha portato ieri tutte le tipologie di peperoncino, perché lui giustamente ha voluto darci queste informazioni. Noi siamo produttori, cioè lui produce peperoncino, ma mica peperoncino, i peperoncini. Ogni peperoncino c'è quello per la ristorazione, quello per l'utilizzo in casa, quello per la pasta piuttosto che per la pizza, cioè capito? Sì. E vabbè, sono tante cose, anche questo qua. Mica solo mangiare, qui è la cultura del cibo. Allora, i cicoli, che è una ricetta antichissima, che si lavora a base di maiale in tutta la Calabria. Sì. Bene, tu come li realizzi? Come li realizzi? Parti da quando uccidi il maiale, ti prego. Allora, da quando si macella il maiale, poi si inizia a fare, diciamo, queste sono le ossa del maiale, quelle della schiena. La codara, come la chiami? Codara, sì. La codara, cosiddetta la codara. E quindi poi si levano alcune pezze che si conservano a lungo per farle con le fave pure, tipo il muscolo, un pezzo di pancia. E queste che si diventano piccole le raccogliamo così. Quello che rimane nel fondo di questo della caldaia, ma il grasso di sopra, quello che si scioglie proprio, che diventa ad olio poi, diciamo, quello è il migliore ancora. Quando si raffredda diventa bianco, bianchissimo, non bianco,
E quello si può utilizzare sia di fare dolci, perché lo laviamo senza sale. C'è lo strutto, no? C'è lo strutto. Dove si friggevano le patate buone. I crispelli, molto buoni, che adesso la gente ha paura. Vi invito anche ad andare a vedere tutte le tipologie, anzi i modi di chiamare i crispelli, crispelli, insomma, sì. Ce n'è per tutti i tipi. Sono solo loro, le regine coroncine che aprono le feste natalizie in tutta la Calabria, che anticamente venivano fritte proprio nella padella di ferro con lo strutto con di lo maiale strutto di cui maiale. Parla il nostro signor e Rosso. Ne abbiamo fatto anche un panetto, sempre con quello. Oh, mamma mia. E taglia? Non si vede niente. Non si vede, ma si sente. No, una fettina. No, fai diverse fettine. Guarda sto piatto come piange. Mi ha distribuito tutto ormai. Senti, ecco. Allora, anche lui, anche lui, attenzione, non è un volto nuovo per voi appassionati di A Casa Tua, perché potete trovarlo nelle puntate speciali. Ha realizzato delle ricette straordinarie dentro gli studi di A Casa Tua. Oggi siamo un po' in una location differente, no? Perché siamo presso l'ente fiera qui a Catanzaro Lido, località Barone. Barone, sì. Bene, dove tu ogni anno ci sei. Sì, speriamo di esserci sempre. No, finora io ti ho sempre trovato. Sì, ecco, sì, infatti, presso la Mediterranea Food and Beverage, con la C che parla di cucina attraverso appunto questo cooking show tematico legato chiaramente all'utilizzo dei prodotti che potete trovare nei diversi stand qui della fiera. Quindi l'Oceano SRL anche quest'anno ha voluto dare, come dire, l'impronta e qualche suggerimento su come utilizzare questi prodotti una volta acquistati. Quindi ad esempio con i cicoli, quale altra ricetta si può realizzare, caro Rosso? Tante ricette si possono realizzare. Ma chi è che ti telefona? È tua moglie? No, dobbiamo vedere. Veronica? No. Chi c'è? Allora, no, dai. Te la faccio vedere. Fammi vedere. Maiale nero. Ma chi è sto maiale nero? Maiale nero? Ha registrato maiale nero! Per cortesia, chiudi qua. No. Ecco, hai visto? Non è maiale un numero privato. Maiale nero in arrivo. Ma no, dillo che registri pure con i nomi di maiale nero, sei fantastico, certo. Vorrei vedere invece il maiale rosa, chi è? Va bene, allora, quindi cosa realizziamo insomma oltre a... Si può fare una bella pizza ripiena, con questo. Con le uova? Ma tu hai capito che lo devi spegnere il suo cellulare? Sì. Allora, subito in castigo, spegni il cellulare e vammi a chiamare il mio grande amico delle delizie di Piera. Marco, vieni da questa parte. Intanto tu vai di là, no, subito, in punizione. È già spento. Seriamente però. Sì, è già spento. Spilla sul telefono, maiale nero, maiale rosa. Ma la telefonata allunga la vita. Certo, anche secondo me allunga più questa la vita. Questo, comunque. Vieni Marco, vieni. Allora arriva gelato per lui. Certo, non è un gelato al cioccolato, ma salve. Per noi va bene lo stesso. Marco, è un cornetto. Delle delizie di Piera, benvenuto qui il tuo cestino con la pitta. La pitta chiusa, pitta cupassoli. Pitta cupassoli. Il nostro paese viene chiamata pitta cupassoli. Pitta cupassoli perché i nostri buon corregionali di San Giovanni in Fiore, della provincia di Cosenza, a pitta impigliata, quella è proprio tipica di quel territorio. Tutto il resto ha delle rivisitazioni spesso e viene chiamata in modo differente. Esatto. In linea di massima è che cosa? Delle strisce di pasta? Sono della sfoglia, viene impastata con la farina di grano. Sì, con intanto vi faccio vedere, con lievito madre, lievito farina madre, di grano. Niente, viene lasciata riposare per 24 ore e poi lavorata. Viene fatta a sfoglie, riempita con noci, mandorle, nocciole, uva passa e olio d'oliva. Ah. Olio extravergine d'oliva. E arrotolata tanto tutto. Miele e tanto zucchero. Tanto miele e tanto zucchero. Bella calorosca. Deve essere per l'inverno, perché è un piatto tipico, no? Un dolce tipico diciamo invernale. Natalizio. Esatto, natalizio. Che poi dura, no? Sì, dura abbastanza, 3-4 mesi. Dura abbastanza, quindi lo facciamo per Natale, ma in realtà lo troviamo, se lo conserviamo bene, adesso tu ci dirai come possiamo conservarlo bene in dispensa, è il tipico dolcetto che sostituisce
quegli zuccheri che spesso sono degli zuccheri che ci fanno tanto male, ma è meglio una frutta secca con un bel po' di uva passa, con del miele nostro calabrese. È lì che avete un'esplosione di zuccheri che può veramente soltanto far bene al vostro cervello, alla vostra mente, così come al vostro cuore, giusto? Sì, esatto, esatto. Giusto? È un dolce che è da gustare, non diciamo da mangiarla tutta, sennò fa male. No, deve essere, diciamo che è uno spaccio, un pezzo. Oddio, uno spaccio. Uno spaccio, al nostro, è un modo di dire nel nostro paese. È uno spaccio. È tipo una gulia, come dire. È una gulia. So. Mangiarne un pezzo ogni tanto e fa bene. Te caccia gulia e fa pure bene. Te caccia gulia e fa pure bene. Ma insomma, le delizie di Piera. Ma Piera, chi è? Dov'è Piera? Piera praticamente è mia mamma. Diciamo che... Aspetta, che mica ci devi fare la ruota con sto microfono. Dai, allora, lo tengo io così la mia mamma finita. È l'autrice, esatto, l'autrice del locale, di tutto... Del locale, tutti l'autrice della pizza impigliata, dei fichi dei pizza impigliata, del laboratorio che ci ha aperto, perché mi ha aperto mia mamma il laboratorio. E dove appetito? Appetito a Policastro, esatto. Quindi poi provincia di Crotone. Provincia di Crotone, esatto. Poi io figlio sto cercando di mandare avanti e di riscoprire le tradizioni vecchie. Ma... che stanno trascurando tutti. E quindi tu figlio, queste tradizioni vecchie, esatto. Ecco, cosa annoveri nella cerchia delle vecchie tradizioni? Oltre ai fichi ripieni, e qui sono aromatizzati con il mirto. No, questo è su Iette Fico, sui filari, credo, vengono chiamati filari. Ietta Fico? Si chiamano da noi Iette Fico. Sono le fico incornate. Sono messe nei filari. I filari sono i bastoncini, esatto, no? Esatto, che ci va messa la fico dentro. Madonna. E poi viene infornata al forno, ma forno a legna. Tu sai qual è lo zucchero col quale io vado a dolcificare il mio caffè? Ho un fico secco oppure un cucchiaino di miele? Di miele. Buono. Questo cestino, proprio le delizie di Piera, devo dire che soddisfano appieno i gusti della piccola Anna, diciamo così. Però vedo che sono misti anche a... facciamo tanti prodotti. Questa è la mela bellissima. Mela cotogna, la mela antica. Mela antica viene chiamata. Con la marmellata, esatto. Aspetta, non tenè così sto microfono. Sì. Lui capisce. Però non ci sono abituato al microfono. Ci sembra un maestro, ma non ti preoccupare. Lo tengo io. Va bene, allora, va bene. Questa è la mela, no? La melina antica degli alberi, ricordo. Questa si trova in montagna. Quanti ne hai? Di alberi così? No, di alberi ne abbiamo una ventina. Ah. Però diciamo che andiamo a raccogliere un po' in montagna, un po' dappertutto. Fantastico. E noi ci produciamo la marmellata. Ma mi verrebbe voglia di sgranocchiarla, però lo farò dopo, perché non vorrei far venire la voglia a qualcuno che da casa poi non può assaggiare così subito in estemporanea come me. Senti, ma ti colpiscono un po' quei paninetti? Che non è che ci sono sfuggiti, cioè, No. Prima ci voleva gettare una mozzicona, no? Allora, gli ho dato anche un'idea. Un'idea, esatto, mi ha dato un'idea. Che oltre a informazioni sulla gastronomia, anche nozioni sui dialetti proprio calabresi. Sì, come sì. Per dire, siete voi, sicuramente voi calabresi che avete prodotto queste specialità. Quindi, allora, cipolli a iettara, non so che, una mozzicata. Allora, rosso, amore che non posso. Io posso perché ti conosco, quindi ormai bellissimo. Mi sento veramente potente in questo. Apri sto panino per cortesia, facci vedere. Dai. Anzi, allora, lo apriamo, uno per lungo e uno lo tagliamo trasversale. Accomodatevi, perché accomoda il coltello dentro il panino. Così tutte e due. Se vuoi hanno... ti faccio la prova d'assaggio, non è un problema. Prego. Sì, bravo. Ecco, qua c'è il lardo, proprio alla testa qua c'è il lardo. Ah, tu gli hai fatto questa farcitura così ipocalorica? Ecco qua, sì, gli ho fatto la farcitura al primo boccone, come il primo bacio. È inutile che stai lì sempre a proporre qualcosa da mangiare. Oggi ho detto che non mangio nulla davanti alla telecamera, dopo. Questo invece lo facciamo come? Così. Perché lui capisce. Anche il coltello ha uno stile. E il taglio. Buono, sì, qualcuno che non gli piace il lardo mangia questo, se no mangiano questo. Madonna mia, c'è l'imbarazzo della scelta. Senti, invece appetite a Policastro con le cicole, che ci fate? Con le cicole, diciamo che le tradizioni sono quelle. Vengono mangiate pure più o meno. Ravviviamolo con un po' di peperoncino, forza, vai, scegli tu. Se vuoi il cornetto. La decorazione. Decorazione che poi stimola. Un po' di sapore piccantino ci sta pure bene. Ci sta bene anche perché va a lavorare sulle coronarie, stimola la circolazione. Senti, invece, com'è la storia del colesterolo e del maiale? Maiale nero? Certo. Il colesterolo, quello lì è un...
Il lardo lo abbassa il colesterolo. Il lardo abbassa il colesterolo? Il colesterolo. Il colesterolo cattivo. Sì, e aumenta quello buono, perché ce l'abbiamo anche qua. Perché fatto, ce l'abbiamo qua. Con gli analisi che l'ha fatti l'Università della Calabria. L'Università della Calabria e anche di Parma. L'Università di Parma, in collaborazione, in sinergia, hanno provato che, chiaramente neanche le nostre telecamere potrebbero mai andare a leggere questa grafia, però vi consigliamo di andare sui motori di ricerca, anche su internet, trovate tutte le informazioni su come il maiale, la carne di maialino nero, contribuisca a normalizzare i livelli di colesterolo. Chiaramente sì, cattivo. E aumenta quello buono. E aumenta quello buono. Allora, le delizie di Piera me la farei conoscere, mamma, prima o poi? Penso di sì. Se siete in questi giorni... Certo. E dove andiamo? Qui, alla Mediterranea Food and Beverage, questa fiera manifestazione di gusto che apre le porte a tutti i calabresi e tra poco io vi rilascerò, vi riconsegnerò nelle mani di Luigi Grandinetti con il talk show, e lì sentirete proprio la carica esplosiva di questi imprenditori che diranno e si presenteranno con i loro prodotti. Benissimo, allora, un'altra cosa, già che ci sei, ti ricordi che cos'è che hai cucinato dentro lo studio? Certo. Ecco, che cosa? Vediamo se ti ricordi la pasta con... La pasta con i ceci, l'abbiamo fatta. Con i ceci, bravo, il finocchietto selvatico. Ecco. E poi hai fatto l'arista con la frutta. L'arista con la frutta. Con la frutta. Quella è imbattibile. E adesso è il nostro cavallo di battaglia per la nostra gastronomia. Pure. Assolutamente sì. Allora, sì. Marco. Sì. Bontà tua, lo lasci caro, al momento, stai lì, fermo, sì, qui, non ti muovere, perché qui io vedo ancora altre specialità che annunciano il Natale, anche perché la Oceana SRL ha pensato bene di realizzare la Fiera del Gusto Mediterranean Food and Beverage prima un po', anzi tempo rispetto al Natale, così voi potete prendere tutti i prodotti migliori della produzione calabrese e riempire le vostre dispense, così per Natale avete tutto l'occorrente per realizzare i vostri dolci, per realizzare i pranzi, le cene, le serate di Natale e di queste festività, ma c'è anche chi risolve per voi il fatto di dover chiaramente realizzare i turditi, per esempio. Allora, questi da noi vengono chiamati... Confettata. Pasta confettata, esatto, la pignorata di queste zone. Senti, ma mica perché ci si sposa a Natale? Perché confettata? Perché? No, deve avere un senso che va oltre, secondo me, sta confettata. No, te lo dico io, venivano realizzati prima dei matrimoni, vedrai, e se si chiama secondo confettata, me sì, secondo me vero sì. Rosso? È vero. Secondo me era quel tipico dolce, come per esempio nella provincia di Reggio, no, a Cittanova, c'è pure la Deco, delle biondine, così come le scalille, le biondine nel Reggino, così come le scalille ad esempio nel Cosentino, no? Lungo la costa tirrenica, venivano realizzate appunto come dolci natalizi da tutto il vicinato. Informati, fammi sapere se nella provincia di Crotone, Pitiglia Policastro, questo era un dolce che veniva realizzato per prepararsi al matrimonio. Bene, la confettata. Pasta confettata. Pasta confettata. E poi abbiamo... Questi tarditi. Tarditi. Ecco, voi li chiamate Sellì, a Simeri come? Crusto, no. No, crostoli no. A Crotone. Cosiddetti in dialetto turditi. Turditi, che non sono turduni. Non sono turduni, ma sono turduni. Turduni, dicasi turduni. Chi è turdune? Chi mangia poco maiale nero, chi mangia poco delizie di Piera, chi mangia poco peperoncino, poco bergamotto, poco l'extravergine. Mangio buono. Tu mangi bene e si vede. Perché guardate che scacchetti che c'ha proprio sulle guance, ecco, rosso, che colore? Il colore della passione, dell'amore anche di voi cognome, produttori. Rosso, e quindi devo stare sempre sul rosso. Sì. Sempre sul rosso. Allora, se non stona, brindiamo, salutiamo tutti gli altri produttori che sono presenti nello stand della Mediterranea Food and Beverage e vi rilasciamo, vi riconsegniamo, come vi dicevo prima, nelle mani di Luigi Grandinetti con il talk show. E noi ci ritroveremo domani in questo spazio cooking show, sempre grazie ai nostri produttori, grazie agli chef che verranno a presenziare e grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie, a domani. Grazie. Salve. Cinci.
Eccoci ancora collegati dalla Fiera del Gusto, Food and Beverage di Catanzaro, quinta edizione all'interno del parco commerciale Le Fontane, e salutiamo Anna Loi con il suo cooking show e i suoi ospiti, la ritroveremo domani per la ennesima puntata dei nostri speciali. Abbiamo altri quattro ospiti per la nostra trasmissione, naturalmente ha ancora un quarto d'ora vivo, perché vogliamo sapere, vogliamo sentire di che cosa si parla all'interno di questa fiera, e lo facciamo soprattutto per tutte quelle persone che magari per una serie di motivi non riusciranno a venire, non sono potuti venire, però comunque quando poi fuori da queste mura sentiranno i prodotti li riconosceranno e diranno: ah sì, è vero, li ho sentiti lì in televisione. Allora parto dalla mia destra, questa meravigliosa signorina che rappresenta l'azienda Torre di Mezzo, ed è Michela Schettino. Buonasera. Buonasera, salve. Cara, ben arrivata. Grazie. Sulla sua destra c'è il nostro amico che rappresenta l'associazione nazionale, l'associazione Canapa, no? Produttori di canapa, che è appunto Antonino Chiaromonte, lo salutiamo. Qui sulla mia sinistra, per fortuna finalmente parliamo di vini, io vado matto per i vini, è una cosa ormai, una specie di deformazione professionale, e agli amici che sono di Andali, siamo in provincia di Catanzaro, e i vini sono Angiletti. Angiletti. Hai fatto bene a riprendermi, il nostro amico Salvatore. Salve, che è buonasera. Qui con noi. E poi finalmente un po' di dolce, la pasticceria, ce ne ritorniamo a Siderno, siamo in provincia di Reggio Calabria con la pasticceria Ieraci, ed è qui con noi appunto Pietro. Buonasera. Come va? Tutto a posto. Tutto grazie. Bene. Ma parliamo di latte, ora voglio dire, ma che argomento può essere il latte, che tutte le mattine tra cappuccini e quant'altro il latte rappresenta veramente un elemento fondamentale della nostra vita. Certo. Da quando siamo nati a ciucciar latte, insomma ragazzi, veramente, insomma, c'è anche gente che ciuccia latte per i primi 2 anni di vita, che poi dicono che è fondamentale. Poi dopo entrano in ballo le aziende, no? Le aziende che curano un prodotto di grandissima qualità, come appunto il latte di Torre di Mezzo. Certamente. Parliamo un attimo di questa azienda, Michela. Allora, niente, l'azienda nasce nel 1995 con lo scopo appunto di privilegiare questo latte, primamente locale, e poi naturalmente, ringraziando Dio, abbiamo tutta la regione Calabria, certo, che copriamo. Vabbè, insomma, e anche buona parte della penisola sorrentina. Il latte viene composto da bottiglie da 7,50, certo, le taniche da 2, da 3 litri. Latte vaccino? Certamente, mucche allevate nella nostra azienda. Ma quante mucche avete? Sui circa 300 capi. Quella, è una razza. Hanno detto che mucca è da mu, vacca è da vacca. Beh, bisognerebbe chiamarla proprio in italiano vacca. Certo. Se non si offendono. No, insomma, non sarebbe magari. Cioè, domani niente latte, no, per la mucca. Chiamiamole mucche, che è molto più, insomma, elegante per questi animali così generosi, no? Da questo punto di vista. È una razza frisona, quella tappezzata bianca e nero, che sono il meglio, quelle che producono meglio latte. E niente, come dicevo prima, la nostra azienda è sita a Castrovillari, in Contrada Camerata. E avete anche diversi, sì, certo, diversi prodotti e anche diversi imbottigliamenti, però di questo ne parleremo, certo, fra qualche istante, così facciamo sempre 2 giri veloce. Ma parliamo della produzione di canapa, che per me, insomma, io la conosco, insomma, però può essere per molti anche un elemento nuovo, no? Anche, voglio dire, sconvolgente. Ma partiamo, caro amico mio, anche dal tipo di gusto che può avere la canapa, che va tra una noce fresca? Beh, tra i semi di pinoli e le noci fresche. E le noci fresche? Sì. Io adoro le noci fresche e anche parlando, i pinoli. Parlando del seme decorticato. Del seme decorticato, sì. certo. Questo e poi, è il sapore. In effetti, la vostra associazione si interessa non solo della produzione, ma dello stesso seme, diciamo, ma anche il fatto di poter poi elaborare prodotti, sì, che possono contenere questo tipo di... Assolutamente. Noi con la Socanapa abbiamo iniziato un lavoro per portare o riportare la coltivazione della canapa in Calabria, perché ci sono 2 aspetti fondamentali. Da una parte è una pianta che si presta bene alle situazioni critiche che vive l'agricoltura adesso. Come tipo di pianta è una pianta che arricchisce il terreno dove è coltivata e che dà una produzione, diciamo, quasi
possiamo dire sicura, nel senso che... Perdonami Antonino, ci vuole un terreno particolare? No, o no, è una pianta che cresce. Si accontenta un po'? Assolutamente, sì. Poi naturalmente come a Socanapa noi facciamo di volta in volta le valutazioni. Rilevamenti, con l'agronomo e tutto. Si valutano e si verificano le condizioni del terreno e poi si coltiva. Nel prossimo giro parleremo di come si può mischiare dall'olio ai biscottini alla cioccolata, Michela, alla cioccolata. Sono più spesso. Tu hai mai assaggiato cioccolata di canapa? Ma scusa, io il latte di Torre di Mezzo l'ho assaggiato, abbi pazienza. Va bene. C'è il signore qui questa sera apposta. Ale, faremo spesa, io sono già pronto con le buste, ma parliamo di vini, questo vino che viene prodotto da qualche anno. Lì, sì, un anno e mezzo. Da un anno e mezzo, lì, esatto. Lì ad Andari, ma voi avete una storia che scende nella notte dei tempi. Insomma, sì, più o meno da tre generazioni, perché c'era mio nonno che produceva del vino insieme ai fratelli sicuramente, credo che anche il papà, quindi il mio bisnonno. Certo. Mio padre è sempre stato produttore di vino, sempre a livello familiare, però si producevano belle quantità di vino. Però non ho mai avuto, diciamo, l'idea, oppure sia perché lavoravano magari per conto loro, di metterlo in bottiglia e di venderlo, perché... Un'idea fantastica, in un periodo storico dove i nostri vini, comunque quelli calabresi in generale, si stanno prendendo il loro mercato. Perché non farlo? Perché non farlo? Basate praticamente il vostro vino su gaglioppo, greco bianco? Sì, esatto. Allora, per quanto riguarda il vino rosso e il vino rosato, utilizziamo solo esclusivamente il 100% uve gaglioppo. E per quanto riguarda invece il vino bianco, il greco bianco. Che sono i vini della nostra regione di per sé, quindi è un prodotto autoctono nostro della regione. Ritorneremo sul discorso per parlare un po' dei tipi di vino che fate. E anche della novità che sono questi frizzantini, e anche i loro nomi, ma ce ne parlerai dopo. Certo. Parliamo di dolci, ragazzi, non poteva andarmi meglio questa sera. Ragazzi, il primo che tocca quei prodotti lo ammazzo con le mie mani, attenzione, perché ci sono i torroni dei nostri amici di Siderno, questa pasticceria Ieracci, che ha preso questa storia, no? del torrone, voglio dire. È una lavorazione proprio antica, dai nostri, per esempio, nonni. Come si chiama? Non vorrei sbagliare, ma si chiama pezzo duro dalle vostre no, parti? Questo no, è un croccante. Questo è un croccante, scusa. Un croccante particolare, proprio di tradizione, di famiglia in famiglia. Questo con il pistacchio di Bronte? Questo con il pistacchio l'abbiamo adattato adesso, perché prima si faceva quello soltanto con la mandorla una volta, quindi abbiamo noi adattato adesso quest'altro tipo, la stessa lavorazione con i pistacchi. Senti, la pasticceria esiste da un po' di tempo. Dal 1956. Insomma. Vecchia tradizione. Cioè, di dolci quanti ne avrete, quanta mandorla sarà passato su quei, su quei banconi? Tutte mandorle calibrate, studiate, tutte abbiamo proprio, che vediamo proprio... Che mondo fantastico. Io immagino quelli che allora, i produttori di vino producono talmente tanto vino che quando vedono vino dicono no, basta, guarda una birra per piacere. Quelli che producono latte, no, per piacere un tè tranquillo. Quelli che producono canapa, no, per piacere un po' di noce, un po' di pinoli. Quelli che producono i torroni, no, per piacere datemi dei crackers salati. Non è così, perché chi produce eccellenza, insomma, non rinuncia mai al proprio prodotto. E per ritornare sul latte Torre di Mezzo, insomma, bisogna dire solo cose meravigliose, non perché siamo costretti, ma perché il prodotto è davvero di qualità. Un'alta qualità, certo. E voi avete immaginato, a secondo le esigenze, di impacchettare, tra virgolette, il vostro prodotto con contenitori da 2 litri, da 3 litri, da 5 litri, insomma, anche quelli per... Bar, pasticceria, soprattutto il 5 litri. Ecco, con diversi contenitori, insomma. Sì, la bottiglia da 7,50, la tannichetta da 2 litri, la tannichetta da 3 litri, sempre in petto, e 5 litri appunto per barbecue. Senti Michela, e gli altri prodotti che vedo, che io comincio già, le mie papille gustative sono già belle che partite, tra latte e provola, ragazzi, io sono veramente un lattaro di prima categoria. Ecco, cosa sono? Cioè, allora, diciamo che l'elemento fondamentale è il vostro latte, però insomma il prodotto lo fate evidentemente produrre. Altri prodotti, abbiamo la panna, come vedete qui in esposizione, la caciotta, la provola, il burro. Wow! E il nostro marchio faceva anche fior di latte e mozzarella di bufala. E questi prodotti si trovano rigorosamente nei banchi frigo, insomma, dei supermercati. In prevalenza, insomma, i grandi supermercati. Senti, l'azienda esiste da molto tempo, hai detto dall'80? Dal 1995. 95. E siete anche un bel manipolo di persone. Sì, siamo un totale di 28 dipendenti. Mamma mia, beh, insomma, comunque complimenti davvero. Grazie. Stavo pensando a queste mucche che dicevi, o vacche, vabbè, che dicevi che sono macchiate bianche. Bianche e nere. Juventine, quindi. Ah,
si dice razza frisona, proprio l'eccellenza dell'arte. Sarà pure frisona, amiche, ma sono juventini, ma porca miseria, sono mucche juventine, va bene, non me ne vorranno i milanisti o gli altri, io scherzo naturalmente per fare la battuta, ma se i juventini fanno questo latte, ben venga, perché siamo va benissimo così. Passiamo invece alla canapa, dicevo, con il nostro amico che ci ha portato anche una serie di prodotti che, insomma, voglio dire, sul mercato è in effetti anche nuovo, no? Come prodotto. Ma diciamo che c'è un mercato bio che è in una sorta di espansione. Vero? Perché la gente comincia ad avere veramente il desiderio di mangiare qualcosa di sano. Di sano. La canapa in tutto questo discorso ci sta molto bene, perché i prodotti, la canapa non nasce come pianta per farne alimentazione. Adesso i nuovi macchinari consentono di farne farine, certo. Che poi consentono passaggi ulteriori. Siamo in un periodo storico dove molti prodotti non nascono per l'alimentazione, però ad esempio poi ci arrivano anche per dire il anche bergamotto, era un fissante per i profumi, adesso vengono fuori prodotti il bergamotto. Il bergamotto, per esempio, ne parlavamo prima con chi produce il bergamotto, che è una pianta che cresce solo qui, invece la canapa è una pianta che cresce praticamente ovunque nel mondo. Sì. Con la stessa qualità, quindi? Sì, vabbè, variano, sono 72 specie diverse di canapa, sì. C'è da perdersi. Noi qua ne utilizziamo 2-3, la francese, la carmagnola, a livello di coltivazione Antonino, industriale. Ma come mi si mescolano queste cose? Ah, perché questo contenitore è farina di semi di canapa. Che però deve essere mischiata alla farina normale per poi arrivare a un prodotto... Sì, in proporzioni che poi, a seconda delle ricette, a seconda dei prodotti... E personalizza totalmente il sì, sapore. Assolutamente, sì. Mamma mia, che voglia, c'è anche ragazzi, una linea... Ma quando finisce questa puntata? Perché c'è una linea di pasta... C'è la linea, dicevi? Anche di pasta, di diversi pasta, formati, penso. sì. Però... Anche per i celiaci. Lei, Grandinetti, consideri che questo è, come dire, una sorta di 20% di quello che si può fare con la pianta della canapa, perché tutto il resto, l'80% della pianta, quindi il fusto, la fibra, va a costituire appunto fibra e canapolo, che sono le materie prime per la bioedilizia e per e il come tessile. Come il maiale, non si butterebbe assolutamente, nulla, evidentemente sì, è così. Sì. Anche gli scarti di lavorazione dell'impianto, come quello che c'è a Taranto, in Italia ce ne sono solo due, anche gli scarti diventano pellet. Pensa. Con un grossissimo potere. Fantastico. Hai visto che lo sapevi, Michela? No, guarda. Non mi viene il termine, il potere calorifero. Sì, certo. Un enorme potere. Enorme, sì. Complimenti davvero. Ci sono tanti aspetti sorprendenti. Davvero, è eccezionale. Ma ritorniamo sul vino, io me lo sparerei su per via endovenosa. Parlavamo prima di queste due novità che vi personalizzano, sono due frizzantini esatto, lo Zagara e l'Iperico, sono un bianco e un rosato. Come l'avete chiamati? Zagara, fiore di arancia. Certo. E Iperico. Iperico è una bacca particolare che si suppone sia stata importata dall'Olanda, però è una bacca che è sempre esistita sui nostri territori, zona collinare. Sarebbero le bacche rosse che poi si aprono e hanno un fiore rosaceo. Okay. E quindi noi abbiamo dato il nome di un particolare fiore, di una particolare bacca del nostro territorio, quindi per avvicinarci. È la prima esperienza del frizzantino? Sì, è la prima esperienza del frizzantino, si sta presentando abbastanza bene anche ai clienti, anche in fiera. Che meraviglia. Speriamo di continuare su questa linea, avere un prodotto sempre migliore. Diciamo. Perfetto, complimenti davvero a voi. Grazie. Senti, vini calabresi, rigorosamente calabresi. Giusto per dirlo, la produzione è fresca, giovane, però insomma dentro c'è la grande tradizione dei vini calabresi. Esatto. Perfetto. Finiamo allora il nostro giro con la pasticceria Ieraci. Il prodotto che va di più in pasticceria? Adesso questo croccante noi l'abbiamo adattato, per esempio quest'anno abbiamo fatto il pistacchio di Bronte, che è un prodotto che non tanto si trova, però a livello nazionale è un prodotto che sta andando veramente forte, bene. E abbiamo adattato questo prodotto e in più l'abbiamo certificato senza glutine, è un prodotto che lo possono mangiare tutti, i celiaci e tutti. Fondamentale, perché è un periodo che insomma, si scoprono veramente... tantissimi che hanno questo tipo di intolleranza e quindi insomma li si può... Abbiamo ampliato questa linea senza glutine, tutti per esempio con la mandorla tradizionale, abbiamo fatto mandorla e pistacchio, con il pistacchio e le nocciole di Alba, tutta alta qualità. Piccoli chimici, avete fatto le vostre sperimentazioni, avete tirato fuori i prodotti. Sempre massima qualità. Beh certo, di altissima qualità. Certo.
Complimenti davvero a voi. Noi grazie. Chiudiamo e nell'ultimo giro cerchiamo di ricordare ai nostri amici telespettatori queste aziende dove sono o comunque dove possiamo trovare i loro prodotti. Latte Torre di Mezzo, vabbè, l'azienda è a Castrovillere, abbiamo certo. detto Michela, ma dove possiamo trovarli? Quindi un po' in tutti i supermercati. Sì, 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 Desaushan, Despar. Tutti i più grandi centri di distribuzione marchi. Comunque certo. hanno il Latte Torre di Mezzo. Se poi volete visitare l'azienda, a disposizione, andate a basta chiamare l'azienda. C'è un sito anche, vero? Sì, www.torredimezzo.com. Boh, sono più facile di così. Per arrivare invece a capire meglio il mondo della canapa, Passo Canapa ha una sede a Crotone, sì. Abbiamo anche fatto un'associazione non profit proprio che ci aiuta nella promozione certo. di questa cultura certo, che è anche certo. una cultura. Perché bisogna fare questo cammino, vero? Bisogna... Sì, purtroppo c'è ancora tanta gente che certo, davanti credo. Al discorso canapa un po'... È un po' stordita, no? E invece è proprio il caso di andare avanti e superare tutto. Ricordiamo questo. Ricordiamo il sito, risorsa. Così ci vogliamo... Il sito è assocanapa.org. Ecco, va sì. bene, così ci vediamo... A livello nazionale. Ci veniamo sì. ad infarinare bene. Assolutamente, sì. Perfetto. Invece i meravigliosi vini Angilletti. Due L e due T, Michele. Esatto. Due L e due T. Allora, sono di Andali, ci troviamo ad Andali in via Roma e il nostro vino lo trovate diciamo solo negli hotel, nei ristoranti, ah beh, certo. quindi abbiamo deciso di seguire solo una linea, quindi non la grande distribuzione organizzata. Perfetto, perfetto. Però se venite a trovarci noi siamo disponibili noi per farvi subito. Provare. Lo dico ai miei cameraman, siamo già lì da loro, vero? Insomma, esatto. Le aziende poi noi le andiamo a trovare tutte di nuovo, perfetto. È la nostra caratteristica. Invece a Siderno, che ci andremo sicuramente nelle prossime settimane, dov'è la tua pasticceria? A Siderno, pasticceria, però noi lavoriamo assai con i corrieri, direttamente quindi... a casa, spediamo tutto da casa. E poi abbiamo... Sì, perché è un po' fuori mano Siderno, cioè metti da Castrovillere a Siderno, per prendere un dolcetto ti passa la voglia. Poi questi prodotti più che altro li troviamo nei negozi più specifici, dove ci sono prodotti più di nicchia, non a livello di... Senti, e avete anche un sito? Sì, www.pasticceriaiaraci.it. Ma facilissimo anche questo. Io vi ringrazio davvero, siete grazie stati carini e simpatici, avete prodotto e rappresentato, meglio, i vostri prodotti innovativi per alcuni versi. Noi terminiamo qui questa seconda puntata degli speciali direttamente da Fiera del Gusto, quinta edizione Food and Beverage di Catanzaro. Grazie per essere rimasti con noi, ci vediamo domani come sempre alla solita ora con altre storie da raccontare e il cooking show di Anna Loi. A domani.